Eccoci, mister 1-1 tra il suo Oriolo e la Vejanese. Tante polemiche, soprattutto a fine gara per quell'espulsione a un quarto d'ora dal termine che secondo voi non c'era. In realtà la partita l'avete giocata molto bene, fino all'ultimo, anche con l'uomo in meno, avete giocato per vincere. La cosa è mancato. È mancato un po' di fortuna, non posso rimproverare niente ai ragazzi. Purtroppo l'espulsione, diciamo che l'ha vista così l'arbitro, doppio giallo, va bene. Senza far polemiche, il campo è quello che decide. Abbiamo fatto 1-1. Sicuramente meritavamo più noi, però questo è il calcio. Questo è il calcio, mister, però ecco, questo pareggio contro una Vianese che era terz'ultima in classifica non intacca il bel percorso che state facendo finora. Sicuramente no, però vista la partita di oggi, insomma, potevamo rimanere agganciati al treno davanti, che per noi era importante. Tutto questo però non toglie niente ai meriti della Vejanese e dei ragazzi che si sono battuti fino all'ultimo. Quindi faccio i complimenti anche alla Vejanese, a Raffaele Cerafogli, e gli auguro di salvarsi. Grazie mille, mister, alla prossima. Prego.